Buongiorno a tutti, oggi in IngiCAD vediamo come poter personalizzare quelle che sono le caratteristiche un po' di base del disegno. Innanzitutto poter poi andare a personalizzare quello che è l'area di lavoro. Andiamo nel menu Vista e andiamo nella sezione Proprietà. Nella sezione Proprietà, infatti, io posso innanzitutto andare a scegliere quelle che sono le proprietà dell'applicazione relative sia alla zoom, la velocità dello zoom della rotellina, sia ad esempio il colore di sfondo. Se io voglio utilizzare uno sfondo con colore, diciamo, bianco, automaticamente lui va a cambiare quello che è il colore di primo piano. Ovviamente, se io imposto uno sfondo bianco, lui si applica il colore nero. Posso settare quelle che sono la conferma di inserimento di un elemento CAD tramite la barra spaziatrice, oppure attivare la funzionalità di attiva tasto destro. Attiva tasto destro mi permette di andare a generare quelle che sono a richiamare quello che è l'ultimo comando eseguito. Clicco su salva e automaticamente vedete mi ha già personalizzato quello che è il mio area di lavoro. Poi, ovviamente, lateralmente qui sulla destra abbiamo quelle che sono le proprietà generali del mio progetto. Ad esempio, qui colore di penna attivo, io posso andare a selezionare il colore di penna attivo da utilizzare. Di default ho impostato da livello, cioè cosa vuol dire? Che se io vado a attivare un determinato livello attivo, quindi in questo caso sul layer 0, quindi con un colore rosso, io andando ad aggiungere una linea la disegnerò di colore rosso. Se però io vado a segnare appunto quello che è un colore di penna attivo, colore appena attivo, anche se mi trovo sul layer di colore rosso, io andando a disegnare una linea andrò ad usare il colore giallo, oppure posso utilizzare in questo caso anche cambiare colore e andare a, mettiamo ad esempio blu, e andiamo a disegnare e quindi automaticamente avremo queste tipologie di colori. Se io voglio tornare a utilizzare i colori del layer, basta andare da livello e quindi applicare quello che è lo stile da utilizzare. Ovviamente non sono solo queste le funzionalità, ma ce ne sono molte di più e sono disponibili, ad esempio, qua anche scala di inserimento, utilizzo in millimetri, posso utilizzare unità di misura angolare per quanto riguarda le quotature, o anche quelle unità a misure lineari, quindi scegliere quello che è i decimali e scegliere praticamente il metodo di unità di misura da utilizzare. Ci sono diverse proprietà. E tutto gestibile, ad esempio, anche come ritorniamo un attimo alla finestra delle proprietà, posso andare anche per quanto riguarda, ad esempio, vista del cubo, scegliere la dimensione del cubo. Vedete questo qui adesso è il cubo che io ho come dimensione al 50. Posso andare nella sezione proprietà render globali e andare a scegliere tutti quelli che sono i colori anche dello snap, colore scelta anche della dimensione del crocino puntatore e tutte quelle funzionalità che mi servono per evidenziare o personalizzare il mio stile. Ad esempio, per quanto riguarda il menu Visualizza, io posso andare a cambiare quello che è il sistema di riferimento degli assi, ad esempio impostare un UCS personalizzato. Infatti qui selezionare il punto d'origine, io ad esempio voglio andare a definire il mio punto d'origine dell'asse, in questo caso principale. E poi io posso andare a definire il mio asse X, per esempio, invertirlo, andare a inserire su questo asse e l'asse Y su quest'altro. Quindi in questo modo io, vedete, mi ha posizionato gli assi X e Y. Questo può essermi utile soprattutto quando io lavoro in situazioni dove il mio progetto non è lineare come questo, in questo caso, ma è orientato con vista prospettica o assonometrica, ad esempio, e quindi mi permette quindi di andare a definire quello asse. Se voglio tornare poi sul CS Word principale, basta cliccare UCS Word e io torno tranquillamente nel punto d'origine del mio sistema.